Si è tenuta a Roma, presso la sala giunta del CONI, la conferenza stampa di presentazione della 50ª edizione della Interamnia World Cup. Dal 4 al 15 luglio Teramo ospiterà circa 70 nazioni per una kermesse non solo sportiva. Pace, solidarietà e integrazione infatti si mescoleranno alla pallamano per lanciare un chiaro messaggio al mondo. Il ministro Andrea Abodi, presente insieme al suo staff, ha così commentato. Ministro, è catalogata, etichettata come attività sportiva minore, ma 50 anni della Coppa Interamnia, che significato danno allo sport italiano e non solo? Secondo me dobbiamo prima di tutto togliere dal nostro vocabolario minore, perché è un concetto che è culturalmente inadeguato rispetto anche al modo con il quale ogni disciplina con grande dignità, passione, competenza cerca di svilupparsi. Sono altre discipline, la pallamano peraltro in altri paesi è esplosa, quindi sono convinto che anche noi con uno sforzo comune riusciremo a far salire il livello della partecipazione e anche il livello della qualità di carattere agonistico e a far tornare anche la pallamano nelle scuole. Questo è l'invito che ho fatto anche a me stesso e al Presidente federale, perché possa anche la pallamano candidarsi ai giochi della gioventù. Interamnia è un fenomeno straordinario, secondo me, che merita di essere non soltanto promosso ma sostenuto anche in termini finanziari, perché non è soltanto la 50ª edizione, ma è una formula intrigante, accattivante, coinvolgente di 70 nazioni presenti, una formula interdisciplinare perché coinvolge nelle sue forme competitive anche persone di tutte le età, inclusiva dal punto di vista anche della disabilità, c'è anche questa competizione, interdisciplinare anche perché oltre alla pallamano c'è il bicendolo, che è una disciplina fantastica, divertentissima. Il poter accompagnare l'aspetto sportivo dagli aspetti culturali, l'aspetto artistico, storico, quello paesaggistico, quello delle tipicità anche dei territori. Io credo che sia un elemento che possa essere di aiuto ad altri, anche ad altri comitati organizzatori, diciamo così, perché è questo l'evento che a me piace raccontare, non soltanto quello caratterizzato dal fatto sportivo, dalla competizione, ma quello che racconta un mondo in tutte le sue articolazioni e la ricchezza. Lo sport è semplicemente un catalizzatore, un moltiplicatore di opportunità e dobbiamo saperlo utilizzare al meglio, quindi viva Interamnia. Infine, con l'enorme piacere degli organizzatori, il capo del Dicastero ha fatto una promessa. L'ho bloccata raccontandole una bugia, lei ha detto pubblicamente che sarà a Teramo, sì, questa è la verità. Sarò a Teramo e non posso non andare a Teramo, soprattutto il 9, perché quello che succederà il 9 con l'inaugurazione, la sfilata, credo che meriti di essere vissuto, merita anche di essere visto, quindi mi auguro che anche chi non potrà intervenire in prima persona possa comunque godere almeno televisivamente sulle piattaforme dello spettacolo, che sarà straordinario.